Il pavone rivestito da penne di cornacchia. Erano da poco passate le sei di sera quando il tenente Stricaceev, vagando per la città, passò di fianco a un grande caseggiato di tre piani e casualmente gettò uno sguardo alle tendine rosa del piano nobile. Qui abita Madame. Du Du, gli venne in mente. È già molto tempo che non sono stato da lei. E se ci facesse un salto? Ma prima ancora di risolvere la questione, Strecaciaieff si levò di tasca il borsellino e vi guardò dentro timidamente. Vide un solo rublo, tutto spiegazzato, che puzzava di cherosene, un bottone, due copecchi e nient'altro. E pochino? Beh, non fa niente, decise. Entro solo per sedermi un po'. Dopo un minuto, Strekatseyev era già all'ingresso e respirava a pieni polmoni un denso odore di lang lang e di sapore di glicerina. Si sentiva anche qualcos'altro, quell'odore impossibile da descrivere, ma che si può annusare in ogni appartamento di donna nubile: una miscela di pacculi femminile e di sigaro maschile. All'attaccapanni erano appesi alcuni mantelli a impermeabile e un solo lucente cilindro maschile. Entrando nella casa, il tenente vide le stesse cose che aveva visto l'anno passato: un pianoforte con alcuni spartiti strappati, un vasetto con dei fiori appassiti, una macchia di liquore versato sul pavimento. Una porta conduceva in salotto, un'altra a una cameretta dove Madame Dudou dormiva oppure giocava a picquet con il maestro di danza Vrondi, un vecchio molto simile a Offenbach. Gettando un'occhiata nel salotto. Di fronte si vedeva una porta dalla quale faceva capolino la sponda di un letto con una cortina di mussola rosa. Lì vivevano le allieve di Madame Dudou, Clemens e Suzette. In sala non c'era nessuno. Il tenente si diresse in salotto e vide un essere vivente. A un tavolo tondo, steso sul divano, sedeva un giovane dal naso rosso, i capelli arruffati e gli occhi azzurri e scialbi. Era vestito in modo più che ostentato, con un completo nuovo di tricot che recava ancora le tracce del ferro da stiro, una ciondola che gli ballonzolava sul petto, mentre ai piedi spiccavano le fibbie degli stivaletti e le calze rosse. Il giovane si sosteneva con i pugni le guance pienotte, e guardava malinconico una bottiglia di selce che gli stava innanzi. Su di un tavolino c'erano alcune bottiglie con una decina di bicchieri e un piatto con delle aranze. Guardato il tenente che entrava, il tamerino sgranò gli occhi, spalancò la bocca e rimase di sasso. Peravviato, Strekacev fece un passo indietro. Nel tamerino aveva riconosciuto a fatica il suo scrivano Filenkov, a cui non più tardi di due ore prima, in ufficio, aveva somministrato una lavata di capo per un impegno di spesa pieno di errori. Filenkov si sollevò lentamente e si appoggiò con le mani al tavolo. Per un intero minuto, ora arrossendo ora impallidendo, non tolse gli occhi dal viso del tenente. E tu, come sei capitato qua? gli chiese severamente Strecceyev, guardando con perplessità il suo vestito. Io, vostra nobiltà, farfugliò lo scrivano, abbassando lo sguardo, per il compleanno, in considerazione della circoscrizione militare generale, quando tutti sono stati equiparati, coloro i quali. Ti sto chiedendo come sei capitato qua, alzò la voce il tenente, e che vestito è mai questo? Io, vostra nobiltà, sento di essere colpevole, ma se si considera che la circoscrizione generale, la leva militare ha equiparato tutti, e che inoltre io sono comunque una persona istruita, in occasione del compleanno di M. Clemens, non posso presentarmi con una divisa da caporale, e se è vero che ho scritto l'impegno di spesa senza una S. È vero che anche lo stipendio me lo danno con una S sola, signor mio! Avendo visto gli occhi del tenente riempirsi di sangue, Filenkov tacque e chinò la testa come se si aspettasse un colpo sulla nuca. Il tenente spalancò la bocca per pronunciare qualcosa, come: Vattene fuori! Ma proprio in quel momento, nell'ingresso, entrò una piccola bionda, alta e ben fatta, le sopracciglia ben alte e le fossette sulle guance. Riconosciuto il tenente, dette un grido e gli si gettò al collo. Vasia, l'ufficiale. Lo scrivano, visto che la sua clemenza era in confidenza con il tenente, si riprese e si illuminò. Allargate le dita, saltò fuori da dietro al tavolo e si mise ad agitare le mani. Vostra nobiltà, si mise a dire, travolto dall'entusiasmo. Questa è una chicca, non è una fanciulla. A Parigi una così non la si trova, sì signore. «E tu, Clemens, dimmi, per carità, perché diamine ti sei messa questo vestito blu? Mettiti quello con lo spacco. Vostra nobiltà, fate in modo che indossi quello con lo spacco. Che mi venga un accidente se non le faccio mettere quello con lo spacco. Con quello, vostra nobiltà, sarebbe proprio una stra super Elena alla bella. E come la guardi, muori stecchito. Puro fuoco!» trecento bigliettoni non ho lesinato per farle fare questo vestito ellenistico con lo spacco. Vostra nobiltà, champagne, per la neo. per la neonata. Ma dov'è, Suzette?» chiese il tenente Clemens. Le fa male la testa, rispose lo scrivano al posto di Clemens. Non esce di camera. Studia musica, e. no, 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 no. Se le tocchi la spalla con un dito o qualcosa di simile, prende tutta fuoco. E adesso invece non ne ha voglia, fa la scontrosa, fa finta di niente. Qualche giorno fa è arrivato un mercante da Costroma, ne ha tirato fuori un migliaio. Dico mica poco, un migliaio. Beh, io sono pronto a darne duemila. Solo, per prima cosa, deve dimostrare rispetto per il mio carattere. Io non ho bisogno di amore, ma di rispetto. Ah, eh, ragiono giusto? Vostra nobiltà, vi prego di favorire. Lo scrivano porse al tenente a Clemens un bicchiere di champagne mentre lui vuotò un bicchierino di vodka. Il tenente beve, ma subito si riprese. Non capisco, scrollò le spalle, ma come ti permetti? Vostra nobiltà, forse voi pensate che io sia un maiale qualsiasi? Eh, è così che pensate? Oh, Signore. Beh, invece il mio papà appartiene alla prima corporazione ed è cavaliere di diversi ordini. Io, se proprio volete sapere, sono stato cullato e cresciuto da un generale che mio padre ospitava. E voi cosa credete? Che per il fatto di essere uno scrivano allora io debba essere un maiale? Favorite un altro bicchierino e un po' di spumantino. Clemens, daci dentro, tra canna. Ma come ti permetti? chiese il tenente, continuando a guardare perplesso il vestito dello scrivano. Con l'istruzione attuale tutti siamo stati equiparati. Se uno di basso rango studia in un istituto superiore, sarà meglio di un capitano. Io, Vostra Nobiltà, ho fatto il ginnasio, quello reale e quello commerciale. Lo sa Giuda le scuole che non ho frequentato. E mi hanno cacciato da tutte. Clemens, dacci dentro. Prendi sto centone. Manda a prendere un bottiglione. Vostra Nobiltà, ancora un bicchierino. Entrò Madame Dudou una donna alta, piena, con una faccia da sparviero e un'acconciatura innaturale. Dietro lei, trotterella Bavrondi, simile a Offenbach. Un po' dopo entrò anche Suzette, una brunetta piccola e carina sui diciannove anni, dal viso severo e gli occhietti bassi. E la bisboccia ebbe inizio. Lo scrivano gettò ancora un centone. — E va tutta! Da fuoco alle polveri! Dacci dentro! Lasciatemi rompere questo vaso, per puro sentimento! Sono felice di vedere sua nobiltà. Tracanna. Madame Dudou prese a raccontare che adesso ogni ragazza onesta può procurarsi un buon partito e che non sta bene che le ragazze bevano. E se lei permette alle sue ragazze di bere, è soltanto perché spera che gli uomini si comportino come si deve. Ma se gli uomini si comportassero diversamente, allora lei non permetterebbe alle ragazze neanche di stare lì. Susette faceva finta di essere in imbarazzo. Diceva solo sì, no, e toccava a malapena il bicchiere con le labbra. Il tenente guardava il suo profilo e se ne innamorava. Il vino e la compagnia di una donna carina lo conquistarono completamente e si dimenticò dello scrivano. Pssst, <Shh."> psst, lo scrivano fece l'occhiolino a Suzette. E pensa a te che studia musica per davvero. Adesso poi vedrai che musica ti farà vedere. Sua nobiltà, vostra nobiltà, vi prego. Non siate timido. Soltanto lasciate che prima dimostri rispetto per il nostro carattere e che balli una caciuca insieme a Clemens. Staccano, che è una bellezza. Forza! Dopo un minuto Filenkov nitriva come un puledro e battendo il tempo con i piedi seguiva il movimento di quattro gambe femminili che eseguivano con foga una danza straziante accompagnata dai suoni che il vecchio Vrondi tirava fuori dal piano. Vai bene! Consentimento! Stacca! Batti! Poco dopo tutta la compagnia andò in carrozza all'Arcadia. Filenkov con Clemens, il tenente con Suzette. All'Arcadia presero un tavolo e ordinarono la cena. Filenkov bevve fino al punto da perdere la voce e la capacità di muovere le mani. Il tenente, annebbiato dal vino e impegnato com'era con Suzette, quasi non lo notò. Una volta soltanto, vedendo come tra la nebbia un ghigno sul suo muso briaco, Aggrottò le ciglia e borbottò: Ma come ti permetti? Subito però perse la capacità di connettere e strisciò fino a lui per blindare. Dall'Arcadia andarono al giardino Klestowski. Qui Madame Dudou salutò la gioventù, dicendo che aveva piena fiducia nella correttezza degli uomini, altrimenti non se ne sarebbe andata. Dopo che Madame Dudou se ne fu andata, per rimettersi in sesto ordinarono del caffè corretto col cognac e dei liquori. La mattina del giorno seguente, con la testa che gli sembrava di piombo e la bocca secca e infuocata, il tenente si diresse al suo ufficio. Filenkov sedeva al suo posto, indivisa da scrivano, e con mano tremante cuciva delle carte. Aveva il volto tenebrato come il selciato d'autunno quando è brutto tempo. I capelli irti che andavano da tutte le parti. Gli occhi che gli si incollavano. Vedendo il tenente si alzò con fatica, sospirò e si mise sull'attenti. Il tenente, astioso e ancora mezzo ubriaco, gli si avvicinò e accigliandosi spalancò la bocca per cominciare una lavata di capo. Ma quando i suoi occhi si incontrarono con quelli scialbi dello scrivano, la parola gli si gelò sulle labbra. In quegli occhi aveva letto tutto: le tendine rosse, la danza straziante, Arcadia, il profilo di Suzette. E Suzette, fratello, non c'è più, sussurrò quello. È saltata giù dalla carrozza. Ricordatosi, il tenente si accigliò e alzò la voce. Come ti sei permesso, ti chiedo? In considerazione della chiamata generale alle armi, borbottò Filenkov, quando anche i professori arruolano come soldati, quando tutti sono equiparati e perfino la libertà di espressione. Passò un minuto di silenzio. Ma perché, vostra nobiltà, perché l'avete lasciata andare via? Quel mercante di Costroma non l'avrebbe lasciata andare. Era un caprizzo, è chiaro. Ne ho abbastanza, disse asciutto il tenente. E se ne andò. Fine.